Direi che possiamo iniziare. Tutto grazie a tutti voi per essere qui. Grazie ovviamente ai nostri contributori, Roberto De Monticelli, Diego Pisaro, Lidia Profetti. Il progetto della discussione è una di quelle cose in cui non potevamo non discutere in casa. Devo dire francamente che da parecchio tempo ci stavamo pensando, ma è merito di Roberta De Monticelli averci tirato la giacchetta al momento giusto. Facciamo, insomma, decidiamo, mettiamola in cantiere questa cosa e discutiamola con la dovuta rilievo, con la dovuta importanza. E sempre di Roberta, anche in merito di avere proposto la cornice di questa discussione. Cornice che vedo qui, in poche parole, la bancarotta della ragione pratica o un incidente di percorso. Come dobbiamo interpretare i quaderni neri? Questo è un po' l'interrogativo di fondo che dobbiamo discuterlo. E per discutere di questo abbiamo connesso con due parole Lidia Profeti, che è una ricercatrice del Stato di Ruanda, che lavora assieme a Emmanuel Spaglie e che ha su questo costruito quel lavoro di scavo, di ricerca, ha portato alla luce e ha costruito, come dire, la costruzione, la diffusione di questo materiale di cui stiamo discutendo. Il suo merito, sono ben contento che sia qui dentro, duca lei la discussione. E poi, per discuterne il merito, abbiamo con noi Diego Fusaro e Roberto De Monticelli, che sono entrambi docenti del Centro di Filosofia di San Raffaele. Io direi che non è il caso di aggiungere altro, possiamo entrare nel merito. Lidia, darei a te la parola per cominciare a dare la cornice di questa spinosa e importantissima questione. Prego. Così si sente, se lo sente. Sì, no, io ti dici. Vicino. Così? Adesso faccio magari. Così? Grazie. Buonasera, grazie a Roberta per aver organizzato questo incontro e grazie insomma alla Casa della Cultura, assolutamente, grazie, sono molto lieta di essere qui. E entriamo subito nel merito del titolo. E io sono rimasta particolarmente colpita dal titolo con cui è stato organizzato questo evento, che mi ha sembrato subito molto significativo, perché anche graficamente non si legge questo titolo, la bancarotta della ragion pratica o un incidente di percorso, è sempre quello il titolo. Poi c'è un sottotitolo che dice a proposito dei quaderni neri di Heidegger. Allora io, quindi quello che il titolo suggerisce è che innanzitutto noi ci troviamo, se noi consideriamo il termine ragion pratica, per me insomma lo concepisco io, al di là del senso stretto kantiano, come un agire collettivo che quindi è mosso da una mentalità sociale, il titolo di questo evento suggerisce che noi ci troviamo di fronte a una debacle, che credo sia un po' sotto gli occhi di tutti, e analogamente che non si sa bene se sia una bancarotta o, speriamo, un incidente di percorso, dell'etica, diciamo, sociale, che diciamo, sotto gli occhi di tutti, però se noi vogliamo anche rimanere un pochino nel tema del discorso, visto che parliamo insomma di presunte filiazioni naziste, per esempio il proliferare di neonazismi, neofascismi, come simpatie, razzismi nuovi, xenofobie, ecco, e in tutto questo si suggerisce che c'entra Heidegger, cioè che c'entra Heidegger. Ecco, io credo che questo invece sia un titolo particolarmente azzeccato, perché discutere dei quaderni neri di Heidegger con quelle insomma che sono state le rivelazioni degli ultimi due anni, e quindi più in generale del pensiero di Heidegger, significa discutere del pensiero più influente sulla cultura della seconda parte del Novecento. Heidegger, a partire dagli anni 50 in poi, è diventato riferimento imprescindibile della cultura progressista. Solo di recente si sa che è molto diffuso il suo pensiero tra gli ambienti di estrema destra,
e persino nel fondamentalismo islamico, ma soprattutto l'ontologia heideggeriana, a partire da Essere e Tempo, è stata la base, è stata l'ontologia che ha sostituito l'ontologia marxista nella cultura progressista. Ad ondate, diciamo, successive, che partono, la prima sicuramente la più famosa, quella di Sartre, prima quindi della fine della Seconda Guerra Mondiale, che forse però paradossalmente non è stata nemmeno la più significativa, perché direi che forse quelle sono state le altre due successive più significative, o perlomeno quelle che tuttora, insomma, in qualche modo continuano a durare, che sono quelle a seguito della pubblicazione nel 1947 della Lettera sull'umanismo, scritta da Heidegger su sollecitazione di Jean Dupré, proprio come risposta a Sartre, in cui veniva appunto, si negava che l'esistenzialismo fosse un umanesimo. E infatti, a partire, diciamo, da quella pubblicazione, una lettera importantissima, di cui sicuramente anche Diego, insomma, ci parlerà, no? Poi sarà interessante, perché io, per esempio, l'ho riletta adesso, non sapevo di incontrarti, quindi ho un po' pensato, e in treno venendo da Roma la leggevo, e letta adesso fa impressione, leggerla adesso, insomma, in parallelo con i quaderni neri, fa veramente impressione. E sembra incredibile che certe cose non siano state comprese nel 47, però di fatto così è stato. E quindi quella è stata l'ondata antiumanista, che, se vogliamo fare i nomi più, insomma, fondamentali di riferimento, Althusser, Foucault, Lacan anche. Successivamente la seconda ondata è stata quella, diciamo, più legato al pensiero del 68, che fa capo alla pubblicazione di, in Francia, in particolare di alcune conferenze, tra cui Che cos'è la metafisica del 29, oppure Identità e differenza, e quindi è l'ondata quella più del decostruzionismo, che è stata anche chiamata French Theory, con i vari nomi che sono molto noti, Derrida, Deleuze, Guattari, eccetera. Che poi attraverso le università americane si diffuse veramente in tutto il mondo. Di fatto, quindi, Heidegger è diventato il pilastro, della cultura di sinistra progressista, cioè soprattutto quella, e questo nonostante che lui fosse stato, diciamo, interdetto all'insegnamento dalla commissione di denazificazione subito dopo la seconda fine della guerra mondiale, e interdetto all'insegnamento solo per alcuni anni per intervento di Jaspers, altrimenti sarebbe stato interdetto all'insegnamento per sempre, e nonostante che all'inizio, subito dopo la guerra, alcuni, insomma, filosofi tedeschi come Lowitz, Anders, Adorno, avevano individuato abbastanza bene alcune caratteristiche, insomma, del pensiero di Heidegger, autoritario, insomma, oppure, diciamo, con un'etica del sacrificio di sé. Anders l'ha definito una cosa come un'etica del suicidio, una roba del genere, con la storia dell'essere per la morte. Comunque, insomma, di fatto, in questo clima in cui, e dopo accennerò perché, secondo me, Heidegger ha avuto questo successo planetario, perché un motivo c'è, indubbiamente, dopo lo accennerò, dicevo, insomma, in questa temperie, in cui Heidegger ormai era definito appunto il più grande filosofo del Novecento, ci sono state delle voci, cioè la prima, diciamo, importante alla fine degli anni Ottanta, Farias e Ott, che hanno dimostrato che la sua collusione, diciamo, con il nazionalsocialismo non era stato un breve episodio momentaneo. A fronte di questo, diciamo, gli apologeti hanno separato il personaggio dall'opera, cioè quello che lui aveva fatto in quanto persona non inficiava, diciamo, il pensiero del maestro. Su questo, successivamente, nel 2005, appunto, il francese Manuel Paglio, con un lavoro monumentale,
ha risposto esattamente su questo punto, perché ha spostato, dicevo, in Italia tra l'altro c'era stata Domenica Voce nel 1980, di uno psichiatra italiano, Massimo Fagioli, che aveva individuato già nell'80, ancora prima di Caries, aveva individuato, diciamo, in particolare, insomma, in connessione con la design analysis di Wittgenstein, aveva individuato, insomma, l'intimo nazismo del pensiero di Heidegger, perciò inascoltato tanto quanto è stato Caries, tutto sommato, e fai meno, molto meno inascoltato, devo dire. E comunque, insomma, il lavoro di Faye è stato essenzialmente un lavoro sul pensiero, non sulla partecipazione personale di avere al nazismo. E quindi molto prima dei Quaderni Neri, questo lavoro che è stato pubblicato dal 2005, dura Machiavelli internazionale, insomma, che ha anche molti sostenitori a favore, insomma, pubblicato in molte lingue, insomma, e Faye aveva già, insomma, dimostrato delle cose fondamentali, ne ho uscito alcune, mi sono appuntata, perché insomma il libro è enorme e vi consiglio di leggerlo. Badiou boicotta la lettura in Francia perché sostiene che insomma non va letto Faye. Io invece ritengo che se vi interessa questa questione, oltre che chiaramente a tutto il resto, il libro di Faye va assolutamente letto, perché tra l'altro inaugura secondo me, un filone di ricerca rispetto a un pensatore molto fruttuoso, perché perché è importante, sì, ecco, Heidegger, l'introduzione del nazismo nella filosofia, ecco, viene spostato direttamente dal 2005 in poi, la questione non è più il coinvolgimento ovviamente di Heidegger nel nazismo, ma del pensiero di Heidegger. Nelle conclusioni Faye spiega che lui è stato spinto a fare questo lavoro dal fatto che lui ritiene che, sebbene il nazifascismo abbia vinto, sia stato sconfitto militarmente, le nostre società non sono ancora abbastanza vaccinate per il nazifascismo nel pensiero. E lui ritiene che attraverso Heidegger, però c'è un discorso enorme, però attraverso la purificazione degli scritti di Heidegger, soprattutto dopo la ristampa nell'opera completa, dove sono stati ristampati, per esempio, i corsi che vengono recitati per la prima volta qui del 33-34, il periodo del rettorato, quindi apertamente nazisti, di Heidegger, vengono veicolati i principi dell'hitlerismo e del nazismo nella cultura. Quindi è su questo, insomma, il punto è questo. E questo è proprio perché, secondo me, appunto, questa riflessione di Faye è molto pertinente rispetto al titolo di questo incontro. Comunque, insomma, sommariamente, Faye dimostra, per esempio, che è importantissimo, molto interessante di questo libro, perlomeno per me lo è stato quando l'ho letto per la prima volta, e per l'altro è stato anche abbastanza uno shock, perché vengono messi in parallelo gli scritti di Heidegger, oltre ai fatti, non solamente con, appunto, i fatti storici concomitanti, quello che accadeva, ma anche con gli scritti dei teorici nazisti dell'epoca, che noi assolutamente non conosciamo, i vari Rosenberg, ed è impressionante, è veramente impressionante rileggere, diciamo, alcuni topos heideggeriani tipici alla luce dei loro parallelismi con i teorici e i raziologi del nazismo. Per esempio, Faye mostra un parallelo tra tutto un programma che va dal paragrafo 53 al 74 di Essere e Tempo, dal 53 sul progettarsi autentico per la morte, fino al paragrafo 74 sulla storicità, che culmina la storicità autentica e quella di una comunità di popolo. Faye mostra come questi capitoli riprendono strutturalmente quello che Hitler sostiene nel Mein Kampf, in un capitolo che si chiama Popolo e Razza. Cioè, c'è un parallelismo molto preciso tra questo, ed è scioccante, capisco, però così come Faye mostra, e questo è molto come Heidegger abbia distrutto la nozione di etica totalmente, o pervertito in filosofia l'uso di parole come verità, che in un corso, per esempio, del 33-34 finisce per assumere il significato di lotta per l'autoaffermazione di un popolo e di una razza, un concetto di verità.
e nel caso specifico la razza era quella tedesca, la cui essenza andava spinta fino alle sue possibilità fondamentali di dominio. Questo scrive, e questa è la verità. Oppure, tanto per la situazione diretta. Sì, sì, esatto, c'è un parallelo impressionante. Oppure la parola metafisica, che è usata nel 1940 da Heidegger per magnificare la motorizzazione della Wehrmacht. Infatti questa critica della metafisica è stata, da Heidegger soprattutto successiva a Stalingrado, diciamo, alla sconfitta. Dopodiché, prima la tecnica e la metafisica come atto metafisico, la motorizzazione della Wehrmacht gli andava piuttosto bene, insomma. Così come anche mostra come Heidegger ha ripreso la domanda kantiana su che cos'è l'uomo, per dargli in questi corsi che dicevo nel 33-34 una risposta micidiale, insomma, nazista su che cos'è l'uomo. E molto prima, dicevo, adesso noi nei Quaderni Neri, come insomma saprete, ci sono frasi inquietanti sull'annientamento. Una per esempio in apertura del volume del 38, che copre gli anni 38-39, in cui queste frasi enigmatiche di Heidegger, il sentiero che l'essere indica al pensiero corre sul confine dell'annientamento. E insomma, considerato gli anni e considerando quello che sarebbe successo, non... poi saprete anche che la famosa uscita sull'autoannientamento degli ebrei, per cui secondo Heidegger gli ebrei si sarebbero autoannientati. Queste sono famose, mentre sono un po' meno famose, per esempio, quello che scrive nel 41, che mentre lui scrive che gli ebrei si sono autoannientati, però nel 41 scrive che il genere più alto e l'atto più elevato della politica consistono nel manovrare il nemico in modo tale da porlo in una situazione in cui si trovi costretto a mettere in atto il proprio autoannientamento. Quindi saranno anche autoannientati, ma sono stati abbastanza spinti. Allora, prima di tutto questo, insomma, già da molto, poi aveva mostrato come nel corso invernale del 33-34, Heidegger aveva invitato i suoi studenti all'annientamento totale del nemico interno, che era quello più insidioso secondo lui, quello che si mette alle radici, a proposito di radicamento, poi parleremo, si pone alle radici, cioè gli oppositori politici, in primo luogo gli ebrei assimilati. Per cui, insomma, e potrei fare insomma decine di esempi, diciamo, di questo genere. Ma dicevo appunto, prima, per questo fai bisogna riconoscergli, non so, ma tra l'altro insomma, Giorgio Cesare nel suo libro che molto stigmatizza fai definendo un persecutore, un inquisitore, insomma, un inquisitore in realtà si è nutrita molto, insomma, del libro di fai, per cui va riconosciuto questo merito. A parte questo, un altro libro che proprio di cui volevo anche parlarvi, il secondo libro di velocemente, solo per accennarvi, perché è stato anche un merito dell'Italia di pubblicarlo. Il secondo libro di Farias, che è uscito nel 2008 da Medusa, pubblicato da Medusa, che si intitola L'eredità di Heidegger, appunto, come dicevo, nel neonazismo, nel neofascismo e nel fondamentalismo islamico. C'è una ricerca di Farias su questo. E quindi so, molte cose erano molte. Di fatto però, questi quaderni neri, cioè non tutto, chissà, questa ricerca non è stato certo colto, insomma, di sorpresa, nemmeno nell'antisemitismo. Però questi quaderni neri, di fatto, insomma, secondo me sono comunque importanti perché hanno consentito, voglio dire, di comprendere maggiormente delle cose. In Heidegger, infatti, io sono d'accordo solo su questo, ma sono d'accordo insomma con Ermanno, che tra l'altro sta per scrivere, insomma, sta per pubblicare un libro adesso in Italia in cui no, non vedo niente, non è stato l'ultimo assistente di Heidegger nella lettura, poi di tutta la pesantaglia. Diciamo, sono d'accordo con lui perché vanno letti come completamento delle altre opere, consentono di comprendere. E in questo senso io devo dire subito, adesso parlo
parlerò abbastanza rapidamente della mia specifica ricerca in questo senso, perché questi quaderni neri sono stati veramente utilissimi da questo punto di vista. La mia posizione è, ed è brutto usare questa parola, perché appunto fino adesso ho parlato di Heidegger come un nazista, quale effettivamente era, usare il termine coerenza per un nazismo, per un nazista non è una cosa che mi piace fare, però devo dire che io sono su della tesi di una radicale continuità del pensiero di Heidegger dal suo primo momento nel 1927 con Essere e Tempo fino all'ultimo Quaderno Nero. Magari si può parlare di una radicalizzazione, magari si può parlare di modifiche, ma comunque di una sostanziale coerenza, che coerenza è brutto, però diciamo veramente una lucidità estrema di questo pensatore che non si è mai smentito. Non si è smentito nella teoria, il problema è comprenderlo, e questi quaderni li aiutano molto. In questo senso io, la mia ricerca specifica è quella in particolare su Essere e Tempo, ed è quella, insomma, io sostengo, e cercherò insomma di dirvi perché, Essere e Tempo ha divulgato una concezione potenzialmente, l'ontologia di Essere e Tempo, quindi la stessa che si è affermata in tutta la cultura e che ha sostituito l'ontologia marxista, prima leninista e poi marxista in particolare, è una concezione potenzialmente razzista, è una concezione per la quale è una sorta di giustificazione filosofica per qualsiasi razzismo. E questo perché? Perché Heidegger distrugge in Essere e Tempo l'idea di uguaglianza che era stata per l'appunto prima illuminista e poi marxista, e la distrugge per affermare una differenza originaria, radicale, tra comunità, tra popoli. Per Heidegger, in base ad Essere e Tempo, non in modo semplice da comprendere, però adesso più semplice, ogni popolo ha una sua essenza ontologicamente diversa da quella di un altro popolo. Non esiste uguaglianza umana. Questo accade per l'esistenza dell'essere nel mondo, che deve essere necessariamente un po' tecnica, ma cercherò di essere più rapida possibile. Per l'essere nel mondo è sempre stato inteso in verità come una condizione umana universale, ma questo non è, perché se si analizza esattamente Essere e Tempo si comprende che il termine mondo assunto in questo esistenziale come sempre in Essere e Tempo non è un concetto universale, ma indica il determinato ambiente fisico, sociale, storico e culturale in cui un esserci è gettato, geboren, cioè nato. Questo ambiente è inteso da Heidegger come una totalità ontica, spazio temporale, che al contempo indica un'appartenenza ontologica dell'esserci. Il mondo per Heidegger è il mondo proprio dell'esserci. Come spesso accade in Heidegger, che dice le cose più importanti in frasi, diciamo, rapidissime, dopodiché scrive decine di pagine, diciamo, con domande, per cui insomma ci si confonde parecchio. Questo Heidegger specifica questo nel paragrafo 14 di Essere e Tempo, e dice appunto che il mondo deve essere inteso in questo, del significato di mondo assunto in Essere e Tempo è quello in cui, non è quello della totalità degli enti presenti, quindi non è un concetto universale di mondo, ma è quello in cui l'esserci è gettato, il più proprio. Quindi ogni volta che si legge Essere e Tempo, in Essere e Tempo si legge il termine mondo, perché lui afferma questo al paragrafo 14, da perché non ne parla più? Perché dice che quando il significato è diverso, lui lo scriverà tra virgolette. Quando il mondo è appunto inteso in senso universale, lo scriverà tra virgolette. E se voi leggete adesso Essere e Tempo, facendo caso a questo, vi rendete conto che lui è precisissimo nell'indicare con o senza virgolette il termine mondo, a secondo se sta indicando il mondo in cui l'esserci è radicato, cioè il mondo della sua appartenenza ontologica, oppure sta indicando il mondo inteso come lo intende la metafisica, il mondo del soggetto, il mondo universale. È una lotta contro l'universalismo, Essere e Tempo una lotta contro l'universalismo. Questo è un punto fondamentale. E dicevo appunto,
In questo modo egli inserisce una condizione di diversità originaria tra le comunità umane ed implicitamente eleva ad un rango ontologico le differenze ontiche, storiche, senza spiegare perché questo dovrebbe essere, perché questo è vero. Heidegger non spiega perché questo è vero, semplicemente afferma. E quindi il tema del radicamento, che assumerà tutto il suo ruolo importante, come vedremo più poco, di quadrare in nero, nel senso anche dell'antisemitismo, a questa risulta così funzionale alla negazione di una concezione universale di umanità e all'affermazione della sua originalità ontologica dell'esserci con il proprio mondo. E che il riconoscimento conduce all'autenticità. Nel paragrafo 74 di Essere e Tempo è chiarissimo a cosa serve la decisione. La decisione, comunque, la famosa chiacchiera, curiosità, l'equivoco di Essere e Tempo, il mondo del sì, il man, che caratterizzano il modo di essere in autentico dell'esserci in quanto deiezione, si mostrano legate a una mentalità che disconosce l'appartenenza al suolo originario. Heidegger parla nel nuovo caso di caduta dell'essere nel mondo, nello sradicamento dell'ovunque e del suo luogo, nei quadri neri, vengono identificati come gli agenti per eccellenza dello sradicamento e gli diffusori pericolosissimi di una derazificazione dei popoli. Appunto, diciamo, l'inautenticità e la comprensione inautentica è intesa come una fluttuazione senza suolo e un'incapacità di rimanere fermi nella cura del proprio mondo che causa uno sradicamento del rapporto costante e continuo. Questo è l'essere il tempo, 1927, non nell'aula del rettorato del 1933-34. E quindi, come dicevo prima, con ciò essere il tempo è un fondamento, per così dire, ontologico, sul quale qualsiasi concezione razzista può fondarsi, compresa quella nazista alla quale poi Heidegger aderirà manifestamente. Perché infatti questa troppa appartenenza ontologica degli esseri umani con i propri mondi fisici, linguistici e culturali non confliggeva affatto con il sangue del suolo nazista, e dunque Heidegger non stava smentendo la propria filosofia quando, nel periodo immediatamente precedente l'assunzione di rettorato, scriveva nei quaderni neri di un esserci tedesco e di un mondo dominante del tedesco. Quindi non c'è alcuna contraddizione, sì, bensì continuità tra l'area di essere tempo e quello apertamente filonazista degli scritti degli anni 30 in poi. Analogamente, bisogna sottolineare che non c'è nulla in essere tempo che consenta di criticare razzismo e antisemitismo, oppure di criticare lo stesso Heidegger che nel corso del semestre 33-34 parlerà di mondo tedesco in corso di trasformazione per effetto della visione del mondo nazionalsocialista. Non posso addentrarmi questo dal punto di vista del suolo nazista, dal punto di vista del sangue ugualmente non posso addentrarmi, non so se ci sarà tempo dopo, se vi interesserà posso parlarvi del perché la critica di Heidegger al biologismo non è assolutamente una critica, ma è semplicemente una, un far dipendere, diciamo, la biologia dal proprio concetto di storicità. Però la razza è una condizione necessaria, così è una condizione necessaria per Heidegger, lo afferma nei quaderni neri, lo afferma nell'essenza della verità del 33-34, però non è sufficiente questa razza, perché l'altra condizione fondamentale è quella della decisione. La decisione è deliberata senza contenuto, diciamo, esplicito, è un atto intensivo con cui l'esserci si decide per prendersi cura del proprio mondo. Allora, torno adesso, dopo, scusate se ho, diciamo, purtroppo è veramente molto pesante, vedremo, lo capisco, alcune volte bisogna purtroppo necessariamente entrare un pochino nei dettagli. Comunque, il motivo è proprio la decisione, secondo me, come decisione non razionale, non ponderata, è proprio c'entra il motivo del successo planetario di Heidegger, secondo me, che è consistito di tentare di superare la ragione illuminista, proponendo
una sorta di recupero mistico della dimensione più originaria prenazionale. Questo è quello che ha affascinato in particolare, insomma, la terza ondata, quella, diciamo, del postmoderna. Il punto è vedere se è riuscito ad andare a questo, perché sarebbe stato molto interessante. Nessuno vuole, credo che tutti siamo coscienti che sicuramente l'uguaglianza illuminista e l'uguaglianza marxista hanno bisogno di essere riviste per essere approfondite, per essere. E questo è il modo? No, perché per esempio a mio parere, anzi a mio parere, non solo a mio parere, perché sempre. Questa non è una scoperta mia, è sempre insomma dello psichiatra Fagioli, e per esempio la concezione dell'immagine razionale non è stata per niente superata da Heidegger, perché l'essere gettato, la Gewaltenheit, in essere il tempo è il parallelo, diciamo, della nascita esplicitamente. Questo essere gettato, Heidegger usa un Gewaltenheit che è dal verbo werfen, che non indica la nascita umana ma parte animale. Ho qualche altro minuto oppure se allora posso anche interrompere un po' e poi magari parlare successivamente, se c'è tempo, specificamente dell'antisemitismo. D'accordo? Grazie. 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 La parola a Diego Fusaro. Dire la verità è sempre rivoluzionario. Questa non è una frase di Martin Heidegger, ma è di Antonio Gramsci. Voglio esordire con questa premessa per chiarire subito, onestamente, che chi vi parla non ha mai subito la fascinazione di Heidegger e probabilmente mai la subirà. Io sono sempre stato, lo dico onestamente, dalla parte di Marx, di Hegel e della linea dialettica. Mi sono formato a Torino, quello sì, dove era forte la tradizione ermeneutica. Ho avuto la fortuna, o per altri la sventura, di studiare con Gianni Vattimo, il capostipite della tradizione ermeneutica italiana. A Torino la linea Marx e la linea dialettica erano pressoché assenti, quindi le ho studiate in solitudine e confrontandomi solo con quello che è stato il mio maestro, Costanzo Prele, che però era ai margini della vita accademica. E tuttavia, forse questa condizione mi pone in una situazione privilegiata per potermi occupare di Heidegger nec spe nec metu, come si sarebbe detto una volta, cioè per analizzarlo per quello che effettivamente ha detto e ha fatto, anche perché qui, come nel caso di Heidegger, contano anche le azioni, naturalmente. Anzitutto la pubblicazione dei Quaderni Neri segna una vera e propria svolta nell'interpretazione di Heidegger. Io credo che da un punto di vista di storia della filosofia costituiscano un oggetto di grande interesse per chi voglia approfondire e studiare il pensiero di Heidegger, perché vanno, io credo, per un verso a completare il quadro del problema legato alla storia dell'essere, la macchinazione, lo sradicamento e tutti gli altri plessi teorici portanti del pensiero di Heidegger successivo alla cosiddetta chere, e per un altro verso introducono tutta una serie di elementi nuovi che per lo storico della filosofia sono piuttosto interessanti. Nel caso specifico, lo dico per chi avesse interesse in questo ambito, viene completamente rivoluzionato il quadro per quel che riguarda il rapporto con Marx e con il marxismo, perché effettivamente a una lettura attenta dei Quaderni Neri troviamo tutta una serie di elementi nuovi, originali, nella lettura che Heidegger dà del marxismo, che chiedono in qualche modo un aggiornamento del programma di ricerca e che rendono automaticamente invecchiati i testi e gli studi che su questo argomento erano stati pubblicati. C'è una lunga e consolidata tradizione che si è venuta occupando del rapporto di Marx, o meglio di Heidegger con Marx, proprio a partire da un noto passaggio della lettera sull'umanismo, anche prima evocata, in cui è Heidegger stesso a mettere in luce l'esigenza di un confronto profondo con il marxismo. E in effetti possiamo ben dire che Marx è sempre presente in qualche misura nei testi heideggeriani, perfino nei Quaderni Neri. Ebbene, dicevo, nei Quaderni Neri il quadro si complica incredibilmente, perché il nome di Marx viene associato a quello dell'ebraismo e quindi il problema diventa molto più complicato di com'era in precedenza. Intanto
mi si consenta di riprendere alcuni nodi tematici dei quaderni del Card, dei quaderni neri, dei quaderni neri in cui Heidegger mette a tema esattamente che cosa è per lui l'ebreo, perché appunto di questo stiamo parlando. Intanto, tra le prerogative principali dell'ebraismo vi è l'erranza metafisica, come anche prima si diceva. È nemico metafisico l'ebreo, dal punto di vista di Heidegger, e viene qualificato addirittura come povero di mondo. Quindi la prerogativa che in alcuni corsi universitari Heidegger attribuiva agli animali, cioè la povertà di mondo, viene qui riferita. Senza Dio, è peggiore degli animali. Io ho trovato povero di mondo, no, personalmente. Poveri, forse, no, peggio ancora, no, esatto. Perché sono le pietre. Sì. Cioè, e quindi questo tema ritorna con una certa insistenza, per cui appunto questo tema sicuramente è presente dell'antisemitismo, chi cerca di minimizzarlo sta mentendo perché è presente, quindi per chi fa storia della filosofia il dato testuale è ineludibile. Tuttavia io credo che l'ordito dei quaderni neri si complichi piuttosto quando poi compaiono nel testo dei passaggi che effettivamente lasciano piuttosto stupito il lettore, sui quali anche Travni ha portato l'attenzione quando ad esempio si dice il nazionalsocialismo è un principio barbarico. No? Quindi, i quaderni neri sono attraversati da proposizioni quantomeno contraddittorie, io credo. O quando si parla di Hitler nei seguenti termini, l'irresponsabile malessenza con la quale Hitler infuriava per l'Europa. Quindi appunto, come ha mostrato anche Travni nel suo lavoro su Heidegger, il mito della cospirazione ebraica, Heidegger ha certo aderito irresponsabilmente al nazismo e poi però qualche ripensamento, qualche elemento critico in cuor suo deve pure averlo avuto, anche se va detto che mai esplicitamente ha fatto il mea culpa per le sue scelte. Quindi potremmo ben dire che questo è il dato di partenza. Per quel che riguarda il marxismo, dicevo, il quadro si complica perché il marxismo bolscevico e l'ebraismo nei quaderni neri vengono interpretati come espressioni del medesimo. Espressioni del medesimo. Come peraltro anche l'americanismo. Sono tutte forme dello sradicamento, del trionfo della tecnica planetaria, dell'abbandono dell'essere e così via. Questo è un primo punto interessante che porta a una rilettura originale di Marx in questo testo e che porta alla luce quella che già nei tempi della Repubblica di Weimar era una formula piuttosto usata, quella di giudeo-bolscevismo, in qualche modo il socialismo scorretto, quello di Marx, è un socialismo ebraico perché internazionalistico. Il vero socialismo, dice Heidegger in quelle pagine, deve essere quello nazionalistico, tant'è che nei quaderni neri compaiono passaggi come internazionale juventum, quindi ebraismo internazionale, risuona chiaramente il timbro appunto marxiano, Weltjudentum, no, appunto, giudaismo mondiale e così via. E quindi, ripeto, questo è un primo aspetto, una nota storico-filosofica per chi si occupa come sottoscritto del rapporto di Marx con Heidegger, dove peraltro, come emerge chiaramente da una lettura del testo, si ricava l'impressione che Heidegger tracci una sorta di tassonomia dei popoli. I popoli non sono sullo stesso livello effettivamente, sono ontologicamente diversi, potremmo dire. Abbiamo popoli che sono portatrici dell'inizio e di un possibile reinizio, i greci e i tedeschi, e popoli che invece non assurgono a questa dignità e anzi sono agenti della macchinazione e della Seinsvergessen, dell'oblio dell'essere, tra cui gli americani, i bolscevichi, naturalmente gli ebrei e Marx. Caso curioso, il nome di Marx è sempre presentato accostato a quello di popoli, no? Quindi appunto c'è una sorta di presa di posizione piuttosto netta contro Marx. Ecco, in questa luce chiaramente abbiamo a che fare con il primo dei presupposti che volevo evocare, cioè il fatto che questi quaderni sono importanti da un punto di vista storico-filosofico, complicano il quadro, e questo è un dato di fatto, secondo me, importante, un quadro complicato già di per sé. Come innegabile, l'ho già detto citando anche questi pochi passaggi, ma si potrebbero moltiplicare, credetemi, le citazioni, i quaderni neri continuamente fanno emergere
un pregiudizio osceno contro la cultura ebraica. Pregiudizio osceno che, va detto, era un pregiudizio ampiamente condiviso dalla cultura cattolica del tempo. Non era certo Heidegger il solo, del resto un intero popolo aderì a quei principi. La cosa inquietante, come sempre, è il fatto che Heidegger, il grande filosofo del Novecento, abbia aderito a quei principi, chiaramente. Questo è il primo aspetto su cui bisogna soffermare l'attenzione. La domanda però che io credo debba essere posta, che è stata in parte già affrontata poc'anzi, al di là, potremmo dire, del chiacchiericcio mediatico, anche talvolta insopportabile, che è stato fatto sui quaderni neri, senza mai entrare nel cuore della questione, senza cioè studiarli accuratamente, si risolve, credo, in una domanda fondamentale, che è la domanda delle domande. Ammesso e constatato che Heidegger ha aderito al nazionalsocialismo, che Heidegger ha esposto in maniera ripetuta i più biechi pregiudizi antiebraici, è la filosofia di Heidegger in quanto tale votata al nazismo oppure no? Domanda peraltro che gode di una certa attenzione storicamente. Si possono prospettare risposte diverse, la prima delle quali, già emersa anche in precedenza, sì, la filosofia di Heidegger è ab intrinseco nazista, sia in essere e tempo, sia dopo essere e tempo, in quanto tale troviamo l'introduzione con Heidegger del nazismo in filosofia. Un'altra risposta potrebbe essere, ed è quella a cui personalmente io, per le ragioni che ora dirò, aderisco, quella secondo cui la filosofia di Heidegger non è in quanto tale nazista, ma Heidegger ha aderito in maniera opportunistica, e possiamo anche usare un tono valoriale, oscena, al nazionalsocialismo per ragioni appunto opportunistiche. Tant'è che quando troviamo le frasi anche prima lette e riportate, io credo che Heidegger stia opportunisticamente cercando di aderire, in qualche modo di accreditarsi a una politica culturale che poco ha a che vedere con la sua filosofia e che anzi a un'attenta lettura delle sue opere filosofiche dovrebbe essere rigettata. In fondo chiunque abbia letto Essere Tempo non può non abbinare le adunate oceaniche o le marce delle svastiche a un modo fondamentale dell'inautenticità, del man, o appunto della rinuncia alla progettualità esistenziale. Quindi in Essere Tempo io credo che vi siano gli elementi non per aderire al nazismo, ma se si fosse coerenti per opporsi al nazismo. Questa tesi in Italia è stata sostenuta tra gli altri anche dal Vattimo prima evocato. Il secondo Heidegger, quello dopo la Lachère, con l'impianto della storia dell'essere, dove credo che la rottura, se di rottura si può parlare, si situi soprattutto nel passaggio dal tema della possibilità, che era centrale in Essere e Tempo, al tema di una destinalità necessitante che annulla ogni possibilità e che deresponsabilizza l'azione dei soggetti, la praxis che in Essere e Tempo era valorizzata ancora. Ebbene, con la storia dell'essere, la Seinsgeschichte, egualmente io credo ci siano tutti gli elementi per criticare radicalmente il nazionalsocialismo sulle stesse basi, peraltro, con cui Heidegger ha criticato, secondo la sua interpretazione, il bolscevismo e l'americanismo, come forme della tecnica dispiegata, come forme dello sterminio di massa tecnico, come forma della riduzione dell'essente a bestanda, fondo disponibile, in cui appunto gli esseri umani vengono sacrificati nei campi di sterminio. C'è a questo proposito un passaggio controverso storicamente delle conferenze heideggeriane, in cui Heidegger dice testualmente che in fondo gli stermini con le camere a gas sono come arare i campi, come fare cose tecniche, no? Che è una frase che è parsa, effettivamente sembra oscena, ma Heidegger, io credo in quella frase, sta dicendo che sono tutte manifestazioni della tecnica condannabili. Certo, potremmo ben dire che le camere a gas sono più condannabili rispetto ad altro, certo, ma su questo presupposto inevitabilmente bisogna denunciare le camere a gas come espressione della tecnica e non certo giustificarle. Se Heidegger poi le giustifica, evidentemente contraddice il suo pensiero e opportunisticamente, come io credo abbia fatto, aderisce vendendosi a una causa che contrasta apertamente con la sua filosofia.
Credo poi che in questo dibattito molto si sia calcato la mano per vedere elementi di nazismo nella filosofia di Heidegger, ove in realtà francamente non vi sono. Il tema del Gewirth, ad esempio, la quadratura, è stato da taluni letto come la famosa svastica, no? Però anche qui, come dire, bisogna, chi cerca prove le trova sempre poi in questo modo, come anche la Machenschaft, che taluni hanno tradotto come macchinazione alludendo a un presunto complotto ebraico, nel discorso di Heidegger a me non pare che abbia quella valenza lì, allude invece alla macchinazione tecnica che già nel Nietzsche viene vista come il culmine della riduzione dell'essente a quantità disponibile. Sul razzismo, ecco, premesso che sicuramente per Heidegger tutti i popoli non stanno sullo stesso piano, e quindi da questo punto di vista egli è inassimilabile a una linea dialettica qual è quella Hegel-Marx che riconosce l'universale umano, o per dirla con le parole splendide della fenomenologia di Hegel, chi sostenesse il razzismo e quindi facesse dipendere le qualità spirituali dall'aspetto fisico, dalla struttura corporea, dovrebbe dire per ciò stesso che lo spirito è un osso, diceva Hegel. Ebbene, con questa linea non ha nulla a che vedere Heidegger. E tuttavia poi ci sono dei passaggi nei Quaderni neri anche in cui critica la teoria della razza vedendola come il culmine della soggettività moderna. E in effetti è così, cioè il culmine della macchinazione, della riduzione dell'essente a fondo disponibile. Quindi se Heidegger poi aderisce alla teoria della razza, sta, io credo, opportunisticamente, volgarmente, esecrabilmente, mettete voi l'avverbio che preferite, tradendo la sua stessa concezione della storia dell'essere. Quindi sicuramente abbiamo a che fare con una figura umanamente molto piccola umanamente, che toglie la dedica al maestro Husserl, in quanto ebreo, che non si presenta al funerale del maestro Husserl adducendo scuse risibili come l'influenza. Abbiamo a che fare con un personaggio molto piccolo umanamente, ma io credo che la grandezza della filosofia di Heidegger, nella quale pure non mi identifico, quindi non sono un difensore, diciamo, dell'heideggerismo, debba essere riconosciuta e discussa, criticata anche radicalmente, ma non possa essere liquidata sulla base, ripeto, della sua pur esecrabile adesione al nazionalsocialismo. Occorre in questo senso, credo, fare un atto di giustizia storica. In fondo, se volessimo fare un processo agli autori per le loro scelte politiche, lo si potrebbe anche fare, bisognerebbe allora criticare Aristotele che difese la schiavitù nella politica, bisognerebbe, lo dico a beneficio dei liberali presenti, visto che ormai è quasi una sorta di obbligo necessario essere liberali o liberisti, il fondatore John Locke, teorico degli imprescrittibili diritti dell'uomo, aveva investimenti nella tratta dei neri d'America, a proposito di razza, solo che non viene mai ricordato questo aspetto, un aspetto esecrabile della vita di Locke, ma io credo che si possa discutere della grandezza di Locke pur riconoscendo questo aspetto, ripeto, esecrabile. Ecco, per venire alla conclusione di questo primo abbozzo di argomentazione e toccare quindi la questione che era anche stata sollevata, in fondo Heidegger in questo sì è simile a Marx, è un pensatore che non lascia indifferenti, è un pensatore che obbliga a prendere partito. Non vi è mai intorno ad Heidegger una discussione serena e pacifica come quella che si fa magari intorno all'educato Kant o al signor Cartesio. Ecco, intorno a Heidegger come a Marx si fa sempre una discussione che si polarizza nelle due figure opposte, dei detrattori o dei sostenitori. Perché allora Heidegger oggi gode di tanta antipatia o di tanto amore? E ritorno a dire che da parte mia non gode né dell'una né dell'altra. Che goda di tanto odio, lo dirò subito il perché. Heidegger gode di tanto odio, è oggetto di un simile odio, per il fatto che essenzialmente oggi, questa è la tesi che io sostengo, ci troviamo in un tempo in cui sono venute meno le tre grandi filosofie che avevano attraversato il Novecento. Il Novecento nasce con tre grandi correnti filosofiche, la cui sorgente sta nel Lukács di Storia e Coscienza di Classe, 1923, nello Heidegger di Essere e Tempo, e poi nel Wittgenstein del Trattato.
La corrente prima che ho citato, purtroppo, sottolineo purtroppo, muore nel 1989, Berlino, rimane tutto macello. Dopodiché restano due correnti, che non a caso si presentano in maniera un po' anche discutibile come analitici e continentali, Wittgenstein e i suoi nipoti, Heidegger e i suoi nipoti, come se appunto al di là della Manica cambiasse lo stile della filosofia. Ora, io credo che siamo arrivati al redderazione in definitivo, per cui i primi, i wittgensteiniani, gli analitici, stanno cercando di colpire con Heidegger la possibilità stessa di una filosofia metafisica, ermeneutica, altra rispetto a quella analitica. Quindi il caso Heidegger, che è stato non a caso così gonfiato anche mediaticamente, costituisce dal mio punto di vista anche un attacco grandioso diretto contro la filosofia continentale, usiamo questa espressione. Perché invece Heidegger gode di tanto supporto e di tanta attenzione? Perché è oggetto di un così grande amore anche da forze, soprattutto in verità, negli anni 70, da forze dette di sinistra? Questo è un paradosso apparentemente, ma non è così in verità. Io credo che essenzialmente il passaggio dalla coppia Hegel-Marx alla coppia Nietzsche-Heidegger, si legga Il soggetto e la maschera dell'attimo, si legga Deleuze, si legga appunto un'intera cultura che ha abbandonato la dialettica ed è passata alla filosofia, appunto ha abbandonato la dialettica rivoluzionaria per passare al martello di Nietzsche, e non è un passaggio casuale, perché per un verso il passaggio dalla dialettica a Nietzsche significa l'abbandono della prassi rivoluzionaria tesa a produrre il sogno di una cosa di Marx, sostituita dallo scolpimento dell'io individuale post-borghese e post-proletario, l'oltre uomo, che è volontà di potenza illimitata e incontenibile. Si legga appunto Il soggetto e la maschera di Vattimo, l'oltre uomo, che non ha più limiti, è fuori dal mondo vecchio borghese, vecchio proletario. E poi Heidegger, vengo al punto, perché il passaggio dalla dialettica Hegel-Marx alla filosofia della storia dell'essere di Heidegger è la deresponsabilizzazione perfetta. Se la storia la fa l'essere e non la fa l'uomo, allora capite bene che il soggetto è dispensato da ogni responsabilità. Può tranquillamente aderire al nazismo o lasciare l'essente così com'è nella Gelassenheit, non a caso, l'abbandono, lasciare essere le cose come sono. Non è per niente neutro il fatto che si passi da Marx a Hegel e che un'intera generazione, di cui non voglio nemmeno fare i nomi, sia passata da Marx a Heidegger. Ma Heidegger ha svolto la funzione di camera di decompressione per un'intera generazione, per abbandonare Marx e la lotta di classe e per passare al disincantamento, alla Gelassenheit, al lasciare essere proprio di Heidegger. Dal sogno di una cosa di Marx si passa appunto alla rassegnazione depressiva dell'orizzonte di Heidegger, no? L'undicesima tesi su Feuerbach di Marx, si tratta di trasformarlo, cede il passo al rassegnato e desolante corollario dell'intervista a Der Spiegel, ormai solo un Dio ci può salvare, che è il modo migliore per dispensarsi da ogni prassi, per deresponsabilizzare i soggetti. Per questo appunto, e concludo, il passaggio è stato esattamente, e ancora oggi gode di tanta attenzione, perché se la, ripeto, se la storia è un processo, è un geschicht, un destino che dispensa gli attori sociali dalla prassi, dallo sforzo, dalla lotta anche, allora diventa automatico in qualche modo che un'intera generazione, essenzialmente quella del 68, trasformi la propria delusione storica in una sorta di necessità dell'essere che abbandona ogni prassi trasformatrice. E chiudo su questo tema con una citazione che traggo questa volta dal mio maestro Costanzo Preve, che in un testo del 1991, con le macerie del muro ancora calde, scriveva in Convitato di pietra: «È dunque facilissimo che un marxista diventi heideggeriano, se appena si convince che l'integrazione della coscienza operaia antagonistica ed il grande potere della scienza incorporato nelle macchine rendono ormai impossibili sogni di rovesciamento del sistema». Questo è il punto fondamentale. Per questo Heidegger continua a esercitare un tale fascino.
Non parlo solo dei gruppetti neonazisti, che ovviamente non leggono neanche Heidegger e lo usano come avatar, potremmo dire. Parlo di chi, da sinistra, usiamo queste categorie, peraltro ampiamente obsolete, si identifica in Heidegger e rinuncia completamente a Gramsci o a Marx, per il fatto appunto che in questo modo ci si dispensa da ogni prassi e si può aderire alla tecnica. Cioè, Lukács, che non a caso era già critico di Heidegger ai tempi di Essere Tempo, dice testualmente che l'apologetica verso il sistema dominante può avvenire in due modi. O elogiandolo, stile Pangloss, viviamo nel migliore dei mondi possibili, o criticandolo anche radicalmente, ma riconoscendolo intrascendibile. Ecco che la tecnica di Heidegger è una grandiosa apologetica rispetto al mondo del tecnocapitalismo, criticato come inautentico, deiettivo e quant'altro, ma al tempo stesso assolutizzato in destino dell'essere. Lasciate ogni prassi voi che vi trovate in questo mondo. Ecco perché, appunto, Heidegger svolge una funzione tanto, secondo me, apologetica, per cui la filosofia di Heidegger nel suo complesso, nella sua espressività generale, ferma restando la grandezza, ripeto, di Heidegger, è da respingersi non tanto per le sciocchezze che ha scritto e che sono gravi naturalmente sull'ebraismo e quant'altro, ma per il fatto che finisce per essere un'apologetica al sistema capitalistico, che infatti promuove il pensiero di Heidegger in stile pubblicitario e trova sempre nuovi adepti. Per questo, di fronte a Heidegger, mi permetto di ribadire la preferibilità assoluta della dialettica Hegel, Marx e Gramsci. Ecco, allora non sarà facile, come dire, non perdere tutti questi temi che sono stati gettati sul tappeto. Come cominciare? Il 13 mi pare di marzo, quindi un paio di settimane fa, è uscito un pezzo sulla Domenicale del Sole, a firma di chi vi parla, è una cosa rara peraltro, con un titolone che subito mi fastidia assai, perché insomma, nazista naturalmente, solita banalizzazione, nel senso, certo, ci mancherebbe, voglio dire, non si può più metterlo in questo modo, ma il pezzo si riferiva in fondo ad altro, alle uno tesi direttamente, diciamo, in polemica con quello che ha giusto finito di dire Diego Fusato, cioè nel pensiero di Heidegger certamente un fondamento, ecco, non solo per una concezione del mondo nazista, ma per qualunque avventura intellettuale non particolarmente o necessariamente peraltro coerente, e poi vi dirò perché, ci aiuti a fare a meno fondamentalmente delle due grandi conquiste filosofiche della modernità, in particolare quindi della modernità per quanto riguarda la ragione pratica. Uno, il principio di autonomia morale della persona e della sua coscienza, con quindi l'implicito adesso legato universalismo morale, ma è il principio fondamentale dell'universalismo cosmopolitico, virtuale, con il quale Kant, nel famoso scritto sulla pace perpetua, preconizzava, auspicava, la costituzione di un mondo in cui, diciamo, di una federazione mondiale di repubbliche in cui, diciamo, alla salva geopolitica, all'equilibrio delle potenze, che come tale è sempre precario, è sempre fautore, portatore di guerre, utopicamente si sostituisse a questo l'imperio della legge, il mondo a livello appunto cosmopolitico. Questi due principi
fondamentalmente sono quelli che gli scritti di un grande contemporaneo, diciamo poco più anziano, anzi no, per po', insomma, perché tu, e cioè Husserl, costituivano l'idea di Europa, presentata non come un continente, ma come fondamentalmente un'eccellenza, no? Questa è la grande idea husserliana dell'Europa in quanto, insomma, in qualche maniera, diciamo, terra della ragione umana, questo non ha niente a che vedere con l'imperialismo etnocentrico europeo, adesso lo vedremo da vicino, e cioè l'idea che l'Europa è semplicemente, diciamo, in questo senso un po' platonica, l'eccedenza dell'ideale sul reale, che significa del diritto sul potere legittimo, sulla forza, della norma sul fatto, del valore sulle pratiche, qualunque esse siano, questa eccedenza, questa idealità, in ultima analisi del essere sull'essere. Ecco, un pensiero che smonta totalmente quest'idea dell'eccedenza dell'ideale sul reale, di dover essere sull'essere, e ne smonta le articolazioni precise che appunto già il grande progetto illuministico aveva previsto, ma che solo nel Novecento, proprio a seguito anche delle terribili avventure del Novecento, i due totalitarismi, le guerre, eccetera, furono effettivamente non solo sviluppate ma innovate. Questi grandi principi dell'illuminismo, adesso ci arrivo, vedono delle grandi innovazioni. Allora, la vera questione è appunto non se ma con quale fondamento ho cominciato ad affrontarla. Ma quindi, la vera questione a questo punto è, altra questione posta da Diego e alla quale comunque già aveva portato molto, molto materiale Livia, perché il pensiero, heideggeriano, si è così fortemente radicato nella sinistra, fondamentalmente nell'intelligenza progressista o progressiva europea. Ecco, allora, io vorrei, ho un filo, ma lo interrompo costantemente perché voglio rispondere alle sollecitazioni. Quindi partirei da questo. Ci sono nel pensiero di Heidegger fondamentalmente tre moduli, almeno io lo riassumerei così, per affini anche didattici, rapidi, brutali. Uno è la famosa idea dello sradicamento dell'ente, di ogni ente, dall'essere, di cui la modernità si sarebbe stata fatta appunto portatrice, in particolare simbolo della modernità è l'ebreo errante che sradica, e su questo modulo abbiamo parecchio da dire. Ci sono però altri due che sono legati, e fondamentalmente sono quello già citato della macchinazione, la Machenschaft, legata a questo ente che, svincolato, sradicato dall'essere, coincide alla fine con fondamentalmente il potere reificazione e resa di tutto ciò che è disponibile, quindi la tecnica, ed ecco quindi la disponibilità, il Gestell. Sono queste tre idee che girano e girano nelle menti. Queste tre idee come sono legate? Lasciamo stare, prendiamone una, che è quella dello sradicamento. Quella dello sradicamento è particolarmente interessante perché, apre per tutta la grande, il grande tema del confronto fra, uno dei movimenti filosofici che nel bel panorama triadico di Diego è stato veramente ignorato, come resta ignorato, ahimè, restato ignorato per tutta, la seconda metà del Novecento, oggi riprende vigore, sotto molti aspetti. E questo pensiero è la fenomenologia. La fenomenologia non è un'altra disciplina accademica fra mille, non è un modo, per dare qualcosa da dire ai professori. La fenomenologia è un progetto
straordinariamente lucido e profondo di rifondazione cognitiva, cioè sulla base, diciamo così, della conoscenza e anche certo del ragionamento, ma soprattutto della conoscenza esperienziale, intuitiva, vissuta, una rifondazione appunto del pensiero pratico, della domanda che fare. Questa rifondazione del pensiero pratico è, diciamo, passa per uno studio profondo di tutta la dimensione delle norme, appunto dell'idealità, del dover essere, del valore, del dovere, del dovuto, quindi di tutto ciò che è, in definitiva, la dimensione dei valori, il giusto, il vero, il bello, e quindi come fondamentalmente una riflessione profonda sull'etica, che è insieme anche una riflessione profonda sulla logica, tutto ciò che è norma, che cioè in qualche modo si oppone all'arbitrio, vincola il nostro pensiero, il nostro fare, il nostro dire a determinati appunto limiti al di là dei quali, ecco, non c'è l'oltreuomo, non c'è la civiltà futura, non c'è niente se non appunto il trionfo della nostra ferinità, il trionfo della realtà di fatto, la quale vince, il trionfo del reale che è razionale, qualunque sia. Oggi si dice semplicemente che è normale, è diventata più cinica il modo di esprimere questo, e fondamentalmente anche, diciamo, l'implosione di qualunque senso o valore della vita nel nulla. Questo è al di là del bene e del male. Ecco, questo al di là è questo. La fenomenologia è questo immenso progetto di ridefinire i confini di questo al di qua, all'interno del quale soltanto, che noi si sappia, diciamo, sono stati eretti i due pilastri poi della civiltà oggi mondiale, che sono fondamentalmente l'etica e la scienza, la ragione pratica e quella teorica. Tra l'altro, ai detrattori della tecnica, io consiglio sempre, primo, di evitare di scrivere i loro lavori al computer, e in secondo luogo di provare una volta a farsi calare i denti senza anestesia, così poi si dicono se è meglio così. Detto questo, allora, perché volevo insistere sullo sradicamento? Perché c'è un passo molto bellino dei quadernini, non di questi due, ma di quel prossimo che uscirà, perché la Donatella di Cesare ci ha già detto tutto, quindi... vi cito un passaggio molto carino di Heidegger, che dice: ma insomma, io non sono mica un razzista biologico, no, io sono un razzista metafisico, in particolare sono un antisemita metafisico. Diciamo, quella specie di umanità, cito, che essendo per essenza svincolata potrà fare dello sradicamento di ogni ente dall'essere il proprio compito nella storia del mondo, come già abbiamo visto, no? E prosegue così, dice Heidegger: il mio attacco a Husserl è diretto non solo contro di lui, che lo renderebbe inessenziale, l'attacco è diretto contro l'omissione della questione dell'essere, cioè contro l'essenza della metafisica come tale, sulla cui base la macchinazione dell'ente riesce a dominare la storia. Allora, a parte il fatto che così, se vogliamo stare su un aneddoto, cioè ben altro che questo, cioè, no, non solo la non dedica, eccetera, ma quest'uomo era anche un delatore. Come noto, e adesso noto, se voi andate a proposito di pratica, se andate sul Phenomenology Lab e sulla... il punto di ricerca di digitate Heidegger, quindi andavano fuori tutti i conversari che già hanno fatto, compreso con Diego e altri, eccetera, e tra cui, diciamo, alcuni scritti di Piana, uno dei miei maestri a Milano, della tradizione fenomenologica milanese, in cui vengono fuori proprio le lettere delatorie che questo uomo scriveva. Attenzione, io però lo dico con la stessa, come posso dire, cioè, e chi se ne importa, vale a dire, era un salò, come si direbbe a Rouen, no? Un salò terribile, era un uomo da questo punto di vista. Ecco, tuttavia, questo di per sé potrebbe non voler dire molto rispetto alla, diciamo così, al suo pensiero. E su questo apro un altro punto. Attenzione, Diego ha detto molte volte:
appunto, era uno sport opportunista, diciamo così, ma io questo invece non lo credo. Era sì un infame, ma uno sport opportunista non lo credo, perché ha avuto una coerenza che indubbiamente entrambi avete sottolineato dal primo all'ultimo giorno, e in uno degli scritti che tutto sommato precedono idealmente sia Farias sia Faye, cioè quella del mio maestro Jean Hirsch, quello che si dice è precisamente che coloro che in qualche modo sdoganano l'avventura intellettuale di Heidegger, dedicandola, diciamo, a puro opportunismo, non ne fanno un buon servizio, perché ne fanno o un vigliacco e o, perché a volte entrambe le cose, un totale cretino, scusate, perché non rendersi conto che quel pensiero lì, diciamo così, andava proprio a fagiolo a quelle cose lì, voglio dire, un totale cretino dal punto di vista politico. Attenzione, questa è stata la posizione di Hannah Arendt, che già che c'era ha generalizzato, tanto i filosofi di politica non capiscono niente perché sono rivolti al passato, è la politica, il presente e il futuro, quindi buonanotte a secchio. Vabbè, c'è un modo, francamente, no? Anche cioè, io fossi in Heidegger mi sarei offeso a morte, ma come? Casomai Jean Hirsch fa vedere che lui il nazismo lo voleva casomai cavalcare, lo riteneva piccolo per sé, aveva un progetto, ecco, appunto. Chiudo la parentesi, ritorniamo invece all'ebreo predicatore. Ha perfettamente ragione Heidegger, perché indubbiamente il tema delle radici non serve centrale. C'è un bellissimo scritto degli anni 20, che poi è stato, diciamo, pubblicato in italiano come L'idea d'Europa, 23, in cui Husserl propone una sorta di esperimento mentale, no? E in cui dice, parla di persone che di fronte a un qualunque stato di cose, come per esempio l'esistenza di qualche bottiglia su questo tavolo, da qualunque punto di vista lo vedono, convengono che effettivamente le cose stanno così. È una, diciamo così, verità che è accessibile e conoscibile da tutti i punti di vista diversi, una verità di fatto banale, su quale quindi non sorgono grandi dispute. Ci sono delle situazioni in cui, diciamo, è più possibile, è meno facile risolverla senza, diciamo, conflitto, e sono i giudizi di valore. E infatti Husserl va avanti su questo tema e dice, beh, ci sono degli stati di cose che hanno, diciamo, una valenza, diciamo, sociologica, cioè, diciamo, morale, per esempio, no? Positiva o negativa, ma su questo è più difficile concordare. E allora su questo punto lui diceva una cosa che mi sembra molto bella a proposito delle radici. Che per vedere come stanno le cose a questo livello, cioè le cose a rendere un giudizio di valore, bisogna fare un'operazione di più, non soltanto come si faceva scontando il proprio punto di vista. Cioè, il tavolo lo vedo così perché mi trovo là, tu lo vedi così perché ti trovi là, ma io so che girando lo vedrò come te. Devi in questo caso scontare il tuo punto di esistenza, cioè devi fare una vera e propria operazione intellettuale di sradicamento, proprio così dice. Quello che vedo io può vederlo chiunque, da qualunque cerchia culturale provenga, amico, nemico, greco, barbaro, figlio del popolo di Dio, dei popoli nemici. E poi insiste su questo dicendo, così profondamente, ci sono però delle assunzioni che sono così profondamente radicate nella personalità che già il loro mettere in dubbio minaccia di sradicare la personalità stessa, la quale ritiene di non poter rinunciare a loro senza rinunciare a se stessa, cosa che può portare a violente reazioni danni. E quindi lui è consapevole di questa difficoltà, no? In qualche modo di un esame dei propri pregiudizi o, diciamo, della propria cultura, delle proprie radici. Cosa sta dicendo Husserl qua? Sta dicendo semplicemente sapere aude, niente di più, la vita esaminata, Socrate. Infatti dice, e non importa che piaccia o meno a me o ai miei compagni, o che ci colpisca tutti alla radice. La radice non serve. Perché è importante questa espressione anche provocatoria di Husserl? Perché nel suo pensiero
Europa è precisamente la patria, tra virgolette, che rinuncia alla radice. Ecco, in questo senso niente a che vedere con un etnocentrismo, un'esportazione con i cannoni della democrazia, perché è precisamente, diciamo così, idealmente, no? L'idea d'Europa è l'idea della accessibilità universale della cognizione anche del valore. Attraverso cosa? Fondamentalmente attraverso la cognizione del dolore. Perché questo è il grande, diciamo, la grande apertura, diciamo, della ragione pratica, fenomenologicamente fondata. E allora perché parlo ancora di queste cose su cui uno dovrebbe dire, ma non sa noia, fa solo lezioni su quello, parliamo invece di Heidegger. Appunto, però è proprio qui, perché una delle questioni che voi avete sollevato è precisamente sulla, diciamo, rispettivamente, accettazione in quanto eredità del concetto illuministico di uguaglianza o della sua reiezione da parte di Husserl o di Heidegger, scusate, anch'io faccio. Attenzione, quello che è in questione, lo era già indubbiamente coi principi dell'89, ma lo diventa ancora più esplicitamente, diciamo due secoli dopo, nel 1989, noto per Diego che Norberto Bobbio ha chiamato l'età dei diritti precisamente questi 200 anni che vanno dal 789 al 989, perché la caduta del muro di Berlino, beh, insomma, non è una cosa di cui possiamo fare il lutto, credo. Beh, io sì, però. Tu sì, va bene, d'accordo, va bene. Okay. Tuttavia, compreso tutto quello, diciamo così, che c'era dietro, inclusi i gulag, incluse le deportazioni, inclusi lo dico con una forma. Peggio di quello che c'era prima è stato quello che è venuto dopo. Poteva esserci di peggiore solo ciò che è venuto dopo. Peggio, questa è una bella apertura, scusate. Infatti qui da Poleidio per poter lasciare il flow, come si dice, alla discussione. Ma appunto, allora, perché dico che c'è questo approfondimento sull'eguaglianza? Perché basta guardare la differenza tra il primo principio dell'89 e il primo principio della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 48, 1948. Le parole sono uguali, fondamentalmente si parla del fatto che tutti gli uomini nascono liberi ed uguali, sì, ma il 48 aggiunge in dignità e diritti, sono uguali in dignità, cioè hanno una pari dignità, il che significa che è un'eguaglianza assiologica di valore, chiaramente perfettamente compatibile con le differenze anche forti, diciamo così, culturali, di ogni altro genere. Questo del resto si riproduce per il principio personalistico, no? È lo stesso senso in cui anche gli individui sono appunto uguali in dignità e dunque soggetti degli identici diritti. E questo va un po' oltre l'89 perché è la costituzionalizzazione dei diritti umani, il che significa che noi, che pure abbiamo nella nostra carta dei diritti di Nizza, cioè dell'Unione Europea, questi principi, ci permettiamo però poi trattare la gente che sta fuori dai nostri reticolati in maniera completamente contraria, nonostante i diritti costituzionalizzati siano stati accolti non in una costituzione d'Europa che ahimè non c'è ancora, ma in quei trattati che sono normativamente vigenti e che sono, diciamo, stati appunto riapprovati fino a Lisbona. Bene, anche qui era un po' una parentesi, ma per dire, allora, torniamo, diciamo, agli anni 70 e ancora prima facendo un balzo sugli anni 30, perché io due cose vorrei farvi vedere, poi ho finito. Uno, che negli anni 30 si sapeva e vedeva benissimo che cos'era la sostanza del pensiero heideggeriano, ed è questa la tragedia di tutta l'Europa post-bellica. Perché? Perché da Milano a Parigi appunto, nessuno si è reso conto di questa cosa incredibile, che è la diretta opposizione fra una, diciamo, idea
di ragionevolezza e eticità umana, universale, che alcuni filosofi hanno proprio a partire dalle tragedie della modernità, ma io non parlo soltanto di Husserl e di tutto il movimento fenomenologico, e sono tanti benché la metà sono stati sterminati, ma parlo di personaggi come che vanno da un Camus a una Nietzsche, a una Simone Weil in mezzo, a una Nietzsche, a un nostro Nicola Chiaromonte, a un nostro Ignazio Silone. Sono tutte le persone che hanno capito che cosa voleva dire, ecco, che cosa voleva dire esattamente la negazione dei due principi di cui vi ho parlato prima, e il prologo del personalismo, cioè del primato dell'individuo rispetto alla comunità, che alla fioritura dell'individuo serve, nota bene, alla fioritura, il che significa compatibilmente con la fioritura di tutti gli altri, ovviamente, no? Ma che cosa vuol dire sostituire il primato della comunità a quello della persona che deve fiorire e della comunità si deve nutrire? Significa semplicemente che la comunità e la massa diventano la stessa cosa. I migliori studi degli anni 30 sono quelli sulla differenza tra massa e comunità, e sono quelli sulla, appunto, qui ho trovato una piccola contraddizione però nel discorso di Diego, perché da un lato tu hai citato il secondo Heidegger, la destinalità, eccetera, per dire che anche questo tutto sommato può essere giocato contro il nazismo, e dall'altro hai detto no, questo è diciamo contro la prassi. Ma ora deve valere. In effetti io sono convinta che la destinalità la responsabilizza, ma attenzione, la desperatosabilizzazione è il cuore della categoria di Machenschaft, cioè di macchinazione. E ditemi voi chi più di certo marxismo usa giorno e notte, mattina e sera, minuto dopo minuto, la categoria di macchinazione. Sono sempre gli altri, sono sempre loro, potenze oscure che si incarnano volta a volta nella, nei poteri forti, nella finanza, nella pesca, o nella tecnica, ecco, nella tecnica. Allora, questa cosa qui, che cosa è? È la negazione di quella scoperta vera, proprio che sta a cavallo, diciamo, fra Weimar e gli anni 30 da un lato, e poi viene ripresa negli anni post-bellici, che è la scoperta dell'etica cosiddetta pubblica. L'aggettivo non era tanto in uso prima, perché? Probabilmente perché quello che viene messo in luce è l'importanza enorme, allora, della azione degli individui, anche e soprattutto in quanto cittadini, è, santo cielo, precisamente nell'evitare l'arbitrio della realtà, che è molto spesso l'arbitrio del potere. Quindi questa categoria, diciamo, della prassi, che anche in qualche senso sta cara a Diego, certamente, quando parliamo di ragione pratica parliamo anche di questo, però voglio dire, è totalmente contraria a questo uso dialettico della macchinazione, perché è sempre poi la macchinazione della storia che di volta in volta succede questo, quell'altro, e che c'è un popolo che inizia e un popolo, oppure una classe che emerge. Io potrei concludere con un piccolo riferimento bibliografico a un libro molto bellino che mi è capitato di leggere in questi giorni, e sono My Battle Against Hitler di Dietrich von Hildebrand, uno dei fenomenologi del circolo degli anni 30, ecco, che mi fa capire quanto limpidamente chiara era la natura efferata del nazismo, si fa per dire, fin dagli anni 20, ma anche del pensiero che l'accompagnava. Poi von Hildebrand, che dovette fuggire da Monaco nel 23 perché si era opposto fin dall'inizio al putsch di Hitler, riesce a trovare casa, figuriamoci, con Dollfuss, su una rivista, diciamo, legittimista, no? Lui poi addirittura pensava all'Asburgo, no? Come barriera al dilagante nazionalismo tedesco, no? Benissimo. Però puntando esattamente a quelli che sono i cardini, diciamo, del pensiero hitleriano, perfettamente riprodotti in molte e molte pagine, come tu hai giustamente detto, di Heidegger, e che sono fondamentalmente il Blutung Boden, quindi il principio di comunità radicata,
E la superiorità dello spirito tedesco in quanto popolo iniziatore che deve sconvolgere la storia e, diciamo, abbattere l'americanismo e il bolscevismo radicanti e moderni e tecnici, va bene? E poi appunto la completa distruzione del principio di personalità, così come dell'universalismo cosmopolitico. Queste sono cose che c'erano e si vedevano. Ecco perché io dico, e poi concludo, quando Jean Hirsch descrive, in pagine che dovreste tutti leggere, Rischiarare l'oscuro, il primo incontro, diciamo, con il maestro, come lo chiamò Celan, no? La morte è un maestro tedesco, con il maestro della morte, ecco, lo descrive così, dice, quando uscì dall'università con l'intenzione di allontanarmi il più velocemente possibile era troppo tardi, tutti gli studenti si erano ammassati davanti allo scalone, in semicerchio, di modo che non potevo più attraversare quella barriera umana. Non mi restava che perdermi nella massa, ero in seconda fila. Heidegger arriva, tra Aristotele e Omero, in cima allo scalone sembrava ancora più piccolo del solito. Era un uomo di bassa statura, tutto. La cerimonia ebbe inizio, durò molto poco, circa un quarto d'ora. Il braccio destro teso per i saluti italiano, la folla cantò la prima strofa dell'Hospes Lied, con il ritornello in andare le strade del sangue degli ebrei. Quindi Heidegger pronunciò un discorso, dopo il quale cantarono ancora l'ultima strofa e fu tutto. Era là immobile, l'importante viene qui, perché questo è il pensiero centrale di questi nuovi illuministi che furono quelli che ho citato, cioè non solo i fenomenologi ma tutti gli altri. Non ebbe paura, ma nessuno mi minacciò. Quando però fu dato il segnale della fine della cerimonia, restai al mio posto paralizzata, come se uno squadrone di cavalleria fosse passato sul mio corpo, sfinita da niente, tengo a precisarlo, semplicemente essere sola contro l'umanità è fisicamente qualcosa di pressoché intollerabile. Non ero mai immaginata la potenza della massa sociale. Non rimpiango il fatto di aver vissuto quell'esperienza. Ecco, qui c'è qualche cosa che francamente butta un po' di luce su quello che c'era anche dietro quel muro che, se Dio vuole, è crollato. Quello che c'era anche dietro quel muro, come tutti coloro che hanno letto Miłosz, che hanno letto Grossman, no? Vita e destino, ben conoscono. Allora, io penso che proprio non mi resta che finire qui per aprire la discussione tra voi. Però ecco, la cosa su cui Jean Hirsch concludeva un suo commento negli anni Ottanta sulle tesi di Farias, o Farias come dici tu, è precisamente che l'essenza di quel pensiero è stata proprio di voler rimuovere precisamente quei vincoli che la nostra ragione si è data per porre un limite alla nostra propria ferita. Non sono mai gli altri che hanno la colpa, non è la macchinazione. Sono i limiti che dobbiamo dare a noi. Grazie. Grazie, Roberta. In realtà però mi sembra che la situazione continui ancora, non avrà voglia di continuare. Sì, magari. Facciamo sempre, però come siamo la discussione è così aperta, mi sembra. Io questa volta mi permetterei di fare una forzatura, come se no i tempi ci scappano via e non riusciamo tenendo. Io ridarei la parola. Lidia, se mi prende la parola, Diego, e poi prendiamo. Scusate, ma faccio un'eccezione rispetto alla regola. 5 minuti a testa, non mi sembra inevitabile. Procedere in questo modo. Prego. Sì. Dunque, volevo prima rispondere rapidamente. Scusate, il microfono per cortesia. Volevo prima rispondere rapidamente a loro, però in realtà l'ultima citazione di Roberta di Janash mi ha fatto tornare al punto che era rimasta prima. E quindi parlare dell'antisemitismo, la sensazione di Janash di fronte a quella cosa mi richiama esattamente a quello che stavo per dirvi. Purtroppo, se parliamo dell'antisemitismo, allora, se io prima ho parlato di razzismo, questo vuol dire che per Heidegger, appunto, i popoli hanno diverse essenze, in quanto di una questione quantitativa di superiorità più o meno di popoli rispetto ad altri storici con il destino e tutto il resto. Ma nel caso degli ebrei non si tratta di questo, mi sono permessa prima di correggere dietro perché è un punto importante, perché gli ebrei non sono poveri di mondo, sono figli di mondo,
nella misura in cui l'essere nel mondo è un costitutivo ontologico dell'esserci, questo vuol dire che gli zeppelini non sono esseri umani. Quindi io ritengo, e questa è una concezione profondamente nazista, cercherò di spiegare in pochissime parole, che questa terribile realizzazione di un'affettività di genere che un essere umano si trova a dover subire, non è una massa sociale, è questa cosa che ci ha lasciato sentito, ed è terribile. In questo senso, questo è un discorso sul nazismo, ci vorrebbe da fare di che cosa è tutta l'essenza del nazismo. Io credo che sia esattamente questo, l'annullamento totale del dell'umanità dell'altro. Cioè non è che una questione di superiorità e inferiorità, ma è l'annullamento. Su questo direbbe molto, continuo a citare Vattori, perché su questo insomma la scoperta della questione dell'annullamento che indica un livello di violenza maggiore della distruzione, che è quella proprio della sparizione del senso umano dell'altro. Però andiamo troppo meglio, quindi volevo puntualizzare questo. È condivisa questa cosa tra i livelli dell'analisi, tra i livelli interni, ancora due minuti e mezzo, volevo rispondere, allora, indubbiamente, allora, quanto alla relazione del nazionalsocialismo, una critica in aria delle radici, ma cioè, insomma, è una critica veramente molto relativa, che rimane nel solco della sua intervista allo Spiegel. Quanto lui ha dichiarato nella sua intervista allo Spiegel nel 66, che per suo volere è stata pubblicata postuma nel 76, in cui lui definisce la direzione del sufficiente, la direzione presa dal nazionalsocialismo nei confronti della tecnica. Rimangono sprovveduti nel pensiero. E quindi ritorno a quello che dicevi tu, in realtà lui voleva essere la guida spirituale. Dopodiché, un altro punto importante, non ci sono, secondo me, gli elementi in essere il tempo, non si è contraddetto, e su questo ti invito veramente a rileggere il paragrafo 74, alla luce di tutte queste cose. Adesso noi non abbiamo detto, in essere il tempo, cioè, è molto tanto male che abbiamo. Un'altra cosa importantissima, cioè da parte mia, per esempio, di fare le diventissime intellettuali del mondo, no? C'è un odio, più o meno, si può essere un periodo dell'altro, ma insomma, nella nostra è una lotta contro il nazifascismo, cioè c'è un odio di confronti di aiuto, importantemente. Concludo rapidamente il discorso sull'uguaglianza di Roberta. Tu dici giustamente l'uguaglianza in dignità e diritti. Però io credo che se noi non troviamo un modo di fondare la metafora dell'uguaglianza naturale, che era stata quella illuminista e poi l'artista, se non troviamo un modo di dargli una sostanza scientifica, io credo che il perseguire l'uguaglianza nei diritti rimanga abbastanza tempata in aria, cioè, nel senso che è soggetta a questi attacchi che poi sono. Ma continuando su quel solco, secondo me, il pensiero, dovremmo trovare un fondamento più solido dell'uguaglianza della metà con la prima. Grazie. Grazie, appunto, io sono d'accordo, Heidegger è unilaterale quando pensa il radicamento, perché lo pensa in senso anti-universalistico e quindi sappiamo quello che ne deriva, il conflitto tra i popoli, il conflitto tra quelle che lui identifica come razze e quant'altro. Penso però che non dobbiamo commettere l'unilateralismo opposto, cioè pensare il cosmopolitismo come universalismo ignaro delle differenze. Anche in questo io seguirei la via di Gramsci, cioè pensare il radicamento nazionale e popolare in un'ottica universalistica, in cui io sono radicato nel mio popolo, nella mia cultura, e vedo negli altri popoli altrettante manifestazioni, altrettanto legittime rispetto alla mia, del radicamento della razza umana unitaria. Ecco, quindi questa è una possibilità. Secondo punto, non intendevo dire che io sono il primo a mettere in luce l'aspetto critico della destinalità in Heidegger. Direi che però Heidegger contraddice, nella sua seconda fase di pensiero, se stesso, quando non identifica, come dovrebbe fare compiutamente, il nazismo con un'espressione della stessa tecnica che lui condanna. Perché in fondo il bolscevismo, l'americanismo sarebbero tecnica e il nazismo no? Fosse coerente, dovrebbe condannare ugualmente anche il nazismo, io credo, proprio come condanna bolscevismo e
americanismo, perché in fondo sterminare gli ebrei non è un gesto tecnico condannabile massimamente? Io credo che sì, se seguiamo. Secondo punto, poteri forti, la macchinazione, ma qui sta la differenza proprio tra una prospettiva dialettica hegelo-marxiana e una prospettiva heideggeriana. Per Heidegger la tecnica è una figura della storia dell'essere, una sostanza ipostatizzata qua. Attenzione, per Marx il capitalismo è un rapporto sociale mediato da cose, quindi non c'è una macchinazione autonoma, c'è una classe, e questo è particolarmente evidente dopo l'89, che sta facendo la lotta di classe, c'è un'altra classe che la subisce, questo è il punto. Quindi, i poteri forti è come se ci sono, sono quelli che chiamano riforme la rimozione dei diritti, la distruzione della scuola, della sanità e quant'altro, ci sono come i poteri forti, che però non è che procedono automaticamente, agiscono dal loro punto di vista portando avanti un loro progetto e lo porteranno avanti finché non incontreranno resistenza da parte che quella che con Hegel potremmo chiamare la parte del servo che sta subendo in silenzio dopo l'89. Quindi nulla di deresponsabilizzante, anzi ci sono nomi e cognomi, come dire, la lista è lunga. È una, come diceva Christopher Lasch negli anni 90, è una rivolta dell'elite, cioè la lotta di classe oggi ce la stanno facendo le elite dominanti, questo è il punto, per riprendersi tutto ciò che il servo aveva conquistato con lotte di classe, scioperi, diritti acquisiti e quant'altro. Terzo punto, e poi chiudo, sull'89, che per me resta, lo dico fermamente senza retorica, la più grande tragedia geopolitica del secondo Novecento, il 1989, non dimentichiamo, quelli che stavano di là dal muro sono quelli che ci hanno liberato esattamente dal nazismo a cui Heidegger aveva diritto. Non dimentichiamo questo aspetto fondamentale. Il 1989, appunto, l'89 è stato un anno tragico perché intanto ha segnato il riesplodere dei conflitti globali che con la guerra fredda stavano chiusi lì, bloccati, pur con i punti freddi. Secondo, è finito l'appoggio del comunismo ai popoli colonialisticamente oppressi. Terzo punto, è finito lo Stato sociale, anche per noi in Occidente, cioè lo Stato sociale era una reazione obbligata che le potenze occidentali dovevano fare contro l'Unione Sovietica, venuta meno la quale, capite, quando il sindacalista va a reclamare contro gli industriali, ok, gli industriali ridono perché non c'è più il gigante sovietico dietro, no? Quindi una clamorosa sconfitta nella lotta di classe l'89, che venga salutato come universalmente come lutto, come vittoria, come anno della liberazione, fa parte della storica asimmetria delle grammatiche del conflitto. Cioè se i dominati assumono le grammatiche dei dominanti, lo chiameranno anche loro grande liberazione. Okay? Se invece assumono le loro grammatiche, è una teoria rivoluzionaria quando riesce a tracciare un campo, un vertice inaccessibile, dice Gramsci, fra le due parti in campo. Cioè quello che i dominanti chiamano appunto liberazione, è un lutto per i dominanti, che sia chiaro questo aspetto su cui io non arretro di una virgola. Sì, solo rapidamente, se non perdere un attimo, il discorso sulla tecnica, infatti Heidegger ha visto perfettamente che il nazismo ha realizzato la tecnica, ma nel 45 era scritto, era necessario, la tecnica diventa necessaria per superare la metafora per affermare il nuovo inizio. E lui scrive a questo proposito, è questo che il rapporto con la tecnica è sufficiente per il nazionalsocialismo nella risposta a una lettera di persista di Perspide, ma quello che è veramente terrificante è che nel 45, nel terzo volume, nel quarto volume di Governo del 97, lui sostiene che gli alleati appunto a questo scopo hanno commesso un crimine maggiore delle camere a gas perché non hanno capito la missione dei tedeschi che aveva il popolo tedesco. E hanno preso la tecnica, lui l'ha vista e l'ha accettata perché serviva alla missione del popolo tedesco. Grazie, prego. Ma c'è poco da. Io vorrei lasciare spazio al pubblico perché voglio dire, io invece ribadisco: ma hai letto Miłosz? Hai letto La mente prigioniera? Che cosa mi dici di quello che deve prendere la pillola per cambiare idea? Che cosa mi dici degli stermini? Che cosa mi dici? Allora, diciamo, ti basta che ci siano forme di diritti sociali così completamente indifferenti all'elemento della
autonomia della libertà, l'elemento esattamente che sottolineava Jean Hergé parlando della potenza, della massa, qui non ci sto. Ma voglio dire, molto prima lo sottolineava Platone quando descriveva la scena della caverna e il fatto che il filosofo che prova a ragionare da persona a persona, beh, finisce male. Allora, a questo punto uno si chiede, ma appunto il pensiero, diciamo, progressista europeo fondamentalmente e continentale, perché è vero, Diego, e non perché a me freghi qualcosa della filosofia analitica, ma è vero che, diciamo, oltre Manica, ma voglio dire, ormai è roba da bambini anche per noi, il pensiero della giustizia e che cosa sia una società giusta ha fatto grandi passi avanti dopo, diciamo, il dopoguerra, a partire quantomeno dagli anni 70, ma diciamo anche prima. Ora, tornando invece a noi, pensate a un'opera come quella, come la Dialettica dell'Illuminismo di Adorno e Horkheimer, che esattamente ha questo stilema, questo modo di ragionare. L'illuminismo conduce ai campi di sterminio. C'è qualcosa di più folle di questo. E d'altra parte, in molti propositi che tu, Diego, hai avanzato con noi, sì, tu hai un bel parlare del servo, ma anzitutto prova a chiedere a lui come stava nei gulag. E in secondo luogo, però, chiediti anche se nel fatto che, diciamo, sterminare gli ebrei con la tecnica ci sia del male, il male sia la tecnica o lo sterminare gli ebrei. Perché, voglio dire, se no ragioniamo come pazzi. E allora tu dici, ma sì, certo, quella è l'ipostasi metafisica propria di Heidegger, ma sei sicuro che la classe o, diciamo, formule di questo genere non abbiano la stessa identica a vaghezza e non riscontro effettivo di tipo anche, voglio dire, come posso dire, che riconduca poi le azioni, gli eventi, le complessità, i rapporti, tutto ciò che avviene nelle società, agli agenti primi, che sono in definitiva le persone. Attenzione, non è che con questo uno sta, perché anche qui lo dico per il pubblico, ah guarda quella liberale, individualista, no, l'agente morale, lo stesso che precisamente come Diego giustamente si inquieta sui destini del servo, però voglio dire può inquietarsene nella misura in cui è un soggetto morale e non c'è altra coscienza morale fuori dalla sua coscienza e da quella di ciascun altro. Non esiste un'istanza che si chiami X o Y che sia portatrice di storia o di progetti, perché voglio dire chi è un po' come si dice, certo, la volontà di Dio, solo che poi quello che si dice che Dio vuole istituzionalmente lo rappresenta il suo prete. E così la volontà della storia l'ha rappresentato nella storia questo o quel partito. Ora, per carità, io non voglio fare il termine fascio e mi chiedo se tu abbia letto Vita e Destino, ci sono pagine fiammanti di gloria e di gioia per l'assedio di Stalingrado, d'accordo? E per la sua, alla fine, disperata vittoria. E appunto, che questi qui, che per di più hanno vissuto e conquistato per noi quello straccio di libertà che comunque abbiamo, siano poi esattamente il giorno dopo finiti la maggior parte di loro negli lager. Ma insomma, se vi piace questo, no, a me no. Sono stato interpellato, posso rispondere, ma... prego, rapidamente, ma sarò telegrafico per non sottrarre. Potevamo già chiudere qui, ma comunque bene. Il servo nel gulag è chiaro che non stava bene, ma è ovvio che io non dico che stessero bene prima. Permettetemi di dire che però stanno peggio oggi, cioè la ricchezza, cioè stanno peggio oggi o ieri? Questa è la domanda che dobbiamo porci, evidentemente. Il differenziale di ricchezza si è aperto in maniera clamorosa. È una domanda mal posta. Però capite che anche prima si è citato la mente prigioniera, la caverna di Platone, verissimo, però io credo che siano più vere oggi di ieri, cioè la mente più prigioniera ieri, oggi di quanto non lo fosse ieri, cioè il Grande Fratello di Orwell è realizzato più oggi che non ai tempi di... Scusa, ma il comunismo con la K è stato sostenuto dall'industrializzazione forzata
che era soprattutto si fondava soprattutto sull'industria bellica, proprio appunto nel periodo tra le due guerre. Quindi, comunque, una cosa assodata, il comunismo non c'è più, e criticare il comunismo oggi serve di fatto a giustificare il capitalismo in qualche misura, nella misura in cui diciamo era peggio quello che c'era prima, no? Non saranno questi ismi che sono purtroppo vuoti di conoscenza e ci rendono perciò totalmente impotenti. Potremmo domani una strana piega la discussione. Una curvatura su cui mi sembra che in realtà bisognerebbe uscire da qualche rigidità filosofica nella discussione e rimettere dentro la dura storia, che in realtà non sta in maniera in schemi così rigidi. Questa è un po' la mia impressione. Ma come dire, non voglio adesso. Io pensavo che dovevamo chiudere qui la discussione, ma tu Roberta invita così caldamente, come dire, allora se domande rapide, prego, non avevo dubbi. Ma sono un po' di ragazzi, ma te la professoressa, una semplicissima domanda. Quale potrebbe essere il fondamento più solido dell'uguaglianza naturale? La ringrazio moltissimo di questa domanda, veramente la ringrazio perché mi consente anche di dire questo volevo sulla discussione di prima, cioè che dobbiamo trovare un qualcosa che vada oltre quello che noi. Però l'importante è che rimaniamo nel solco. Il fondamento, secondo me, io credo che su questo Heidegger aveva disgraziatamente ragione, cioè l'identità umana come ragione non ci garantisce, perché non ci garantisce. E per esempio per il semplice fatto che per esempio un neonato non ha la ragione, quindi cosa vuol dire che un neonato non ha un essere umano? Una donna, vabbè, diciamo, poi abbiamo un discorso sulle. Però io penso che vada trovata un altro fondamento che si sia in grado di appunto prendere anche insomma. E sostanzialmente però sono molto d'accordo con la Roberta, forse il personalismo. Ma penso comunque va assolutamente ripristinato il soggetto, va ritrovato nel soggetto, perché altrimenti non si capisce qual è la base dell'uguaglianza. Quindi c'è cioè, anche un'idea di fare questo fondamento, però insomma aprire una discussione nuova, però ecco, diciamo, ha superato questo discorso dell'identità umana come ragione, non nel senso che vediamo. E questo è stato, secondo me, lui ha fatto questo successo, ma la risposta è veramente molto sbagliata perché è passato dall'animale razionale all'animale nazista, prima che dicevo prima. E questa non è la verità dell'essere umano. Grazie. Domande rapidissime, poi dice, prego. Giovane, via, prego. Io volevo chiedere nei quaderni neri quanto la descrizione dell'ebreo o degli ebrei sia fatta, l'ebreo si è concepito come razza e quanti invece, nella pure esecrabile descrizione che ne fa, siano concepiti come classe. So che uso magari dei termini un pochettino astratti o magari non propriamente calati nel contesto, però Heidegger, quando parla degli ebrei, li mette in relazione al corrispondentismo gnoseologico, cioè dice che sono, tra molte virgolette, i persecutori di Cartesio, cioè dice che sono la classe, la razza, e questo è il problema affascinato dal numero, e li mette anche in relazione alla comunità un'alleanza con il capitalismo, sia esso il capitalismo americano, sia esso il capitalismo, diciamo, sovietico. Ecco, la mia domanda è, quanto gli ebrei, per Heidegger, uso questo termine, molto improprio, siano una razza o quanti invece sono una classe, sia nei quaderni neri, sia tenendo presente che voi avete citato due paragrafi di Essere Tempo, il 14 e il 74, casualmente in mezzo c'è il 44, dove Heidegger parla proprio di questo problema, dell'adeguazione di intellectus, e la fa risalire al signor Isacco Israele, che casualmente, io non lo so, era ebreo. Cioè, e qui è prima della svolta. Non andare troppo in dettaglio, è stato essenziale. Lidia, prego, sei chiamata in causa. Sì, sono chiamata in causa e cercherò di rispondere facilmente. Non mi sono mai posta la domanda che mi hai fatto, me la porrò. Direi che credo che non riusciamo a porcela in quel modo lì. Cosa, se sono una razza, no, non è che sono una razza, perché sono, come ha detto, figli di mondo, per cui per noi la razza è un fondamento
cioè, nel paragrafo appunto 74 c'è la questione dell'eredità. Una classe, no, una classe no, non sono una razza. Il problema è quello del livello dell'ente. Perché loro sono l'agente di un radicamento? Perché, e questo è veramente è molto affascinante questo discorso che abbiamo fatto teoricamente, perché c'è tutto un discorso tra cos'è veramente la differenza ontologica in Heidegger tra l'essere e l'ente. Per tirare in ballo l'ontologia negativa, eccetera, quindi è un discorso complesso. Secondo me, a livello di diciamo così, non solo il passaggio e l'esperienza storica. Per quanto riguarda il riferimento del paragrafo 94, io te ne posso fare un riferimento. Paragrafo 77, come sono felicitato, lei fa il riferimento a da dove deriva il concetto di radicamento, di conseguenza di sradicamento, e lei c'è dal contenuto, il carteggio tra distanza e il contenuto. E bisognerebbe leggere quel cartello per vedere come il Conte York, quando specifica il concetto di sradicamento, inizia a fare insegnamento bene come così, non mi ricordo qual è l'aggettivo, ma comunque una cosa tipo squadra della routine ebraica che è completamente sradicata. Quindi insomma, diciamo, perché è molto vario. E comunque nel 27, quando si presta il tempo, Heidegger si continua moltissimo. Schmidt ha scritto che è stato il più furbo di tutti, perché è stato quello che non si è mai esposto così tanto. Nel 27 non era ancora agganciato da Hitler. Quindi nel 27 non era ancora nazista? No, anche era antisemita da testimoniare nel 1916. Cioè la lettera alla moglie, poteva fidanzare il Freire, ma poi lui parla proprio del sistema del termine di globalizzazione che definisce l'invasione dell'università, della globalizzazione, una cosa devastante che la razza tedesca deve trovare le cose di emergere. Ma si continua, non si manifestava nel momento che è ricca di semenza già. Una domanda ancora. Siamo sono due parole. Io volevo ringraziarvi perché io dico solo finalmente su quello che avete detto questa sera. Perché devo ricordarmi di una persona, il professor Luciano Farinetto, che ha scritto un libro nel 2001 intitolato Gettare Heidegger, che è stato pubblicato un mese dopo la sua morte. E che naturalmente non è un trattato perché lui era molto ammalato, ma erano anni che lui. Faccio la cortesia, ripeta quello perché non ha sentito niente. Devo ripetere da capo al microfono. Non ha sentito dire ho gesti di protesto alla microfono. Prego. No, prego. Volevo... È giusto che lo sentano anche loro. No, volevo solo segnalare questo il libro. Si sente. Del professor Luciano Farinetto, che aveva la cattedra di filosofia morale alla Statale qui a Milano, e ha scritto un libro intitolato Gettare Heidegger, credo che sia Mimesis l'editore, che è stato pubblicato un mese dopo la sua morte. Naturalmente non era un lungo trattato perché lui era già molto ammalato in quel periodo, ma erano anni che lui sosteneva tutte le cose che lui dice questa sera. Questa sera probabilmente avrebbe potuto conciliare le vostre diverse opinioni, perché anche per lui l'89 era lutto. E naturalmente lui non era marxista, ma era marxiano, era lo studioso di Marx. Credo, non so perché nessuno ne parla e nessuno lo cita. Grazie mille. Io direi che possiamo chiudere qui. Vi ringrazio tantissimo. Grazie. Grazie.